Alfa Gomma e IMM Hydraulics sono queste le due multinazionali disposte a rilevare lo stabilimento Yokohama di Contrada Tamaretta d'Ortona. Dopo la decisione dell'azienda nipponica di chiudere l'opificio abruzzese lo scorso 27 luglio, i due gruppi industriali si sono fatti avanti con proposte valide ma diverse nei numeri. Ed è proprio su questo che si gioca la partita, cioè sulla credibilità dei piani industriali delle due aziende disposte a mantenere in vita lo stabilimento ortonese, piani già discussi nelle assemblee dei lavoratori con i sindacati. L'Alfa Gomma è una multinazionale lombarda che conta 87 filiali in 24 paesi dei 5 continenti. Attualmente opera anche in Abruzzo con uno stabilimento a San Nicolo a Tordino. La IMM Hydraulics invece ha il suo quartiere generale ad Atessa, in Val di Sangro. Entrambi i gruppi industriali insistono nello stesso settore che è quello dei sistemi per la oleodinamica. Domani dunque ci sarà la scelta del partner con il quale proseguire la trattativa di cessione dello stabilimento di Ortona, come spiega Carlo Petaccia, coordinatore regionale della FICTEM CGL Abruzzo Molise. Le aziende sono, ribadiamo che sono due aziende importantissime. Dopo le assemblee che abbiamo fatto insieme ai lavoratori, dopo un confronto fra di noi come sigla sindacale, sicuramente abbiamo già un'idea che vorremmo sviscerare domani mattina. Prima di definire, prima di dichiarare qualsiasi altra situazione, ecco, io credo che sia corretto che si faccia prima il confronto con il liquidatore, a cui spetta l'ultima parola, però credo che la nostra posizione sicuramente peserà tanto.